Capitolo 6. Camminare con la testa. Sembra una banalità quella che sto dicendo o sembra comunque qualcosa di secondario, perché alla fine camminiamo con le nostre gambe. Ma in realtà è vero esattamente il contrario. In molti casi conta molto più la testa. Sì, è importante la preparazione fisica, ma è anche più importante, se vogliamo, la nostra abitudine mentale ad affrontare uno sforzo che non è solo corporeo, ma è fatto di tutta una serie di situazioni che nella vita quotidiana non affrontiamo così come lo affrontiamo nel cammino. Vi faccio un esempio: ieri ero sul sentiero che porta all'eremo dei Toschi. E un sentiero non difficoltoso, abbastanza ben segnato, abbastanza agevole da percorrere. E tuttavia, ecco che durante questa escursione sono state messe in discussione tutte quelle sicurezze che normalmente uno crede di avere quando intraprende un'escursione, ovvero sia la preparazione atletica, la preparazione mentale, eccetera. In realtà le distrazioni che si sono venute a presentarsi durante il cammino e distrazioni che nella quotidianità, ecco, ci sono sempre e spesso non ci danneggiano o forse non ci accorgiamo che ci danneggiano, in realtà in quel momento lì mi hanno fatto perdere il sentiero, in parole povere. Nulla di grave, ci mancherebbe, però è stato un buon campanello d'allarme per farmi capire quanto fossi distratto. Ecco, sicuramente quando partiamo noi per un'escursione noi vinciamo quella che è la nostra resistenza, la resistenza del nostro corpo che si affanna durante la salita, che chiede una meritata ricompensa, per esempio vedendo un meraviglioso paesaggio, o chiedendo incessantemente una sosta nel momento in cui si raggiunge il maggior sforzo fisico. E quindi il nostro corpo parla e anche quelle distrazioni, ecco, non fanno altro che parlarci e magari raccontarci una serie di storie, favole, che non fanno altro che dissuadere la nostra mente dal nostro percorso, la nostra meta. Allora è importante scegliere con cura il nostro sentiero, ma prima di tutto l'approccio che abbiamo con esso. Poi c'è da dire un'altra cosa: ieri è capitato appunto di fare questo sentiero da soli, ma immaginiamo di farlo in un gruppo, insieme ad altre persone. Immaginiamo anche che queste persone abbiano un passo diverso dal nostro. Ecco, il consiglio in questi casi è quello comunque di iniziare gradualmente un'attività fisica che richieda uno sforzo anche mentale quando si è insieme agli altri, perché spesso chi cammina più veloce può crearci un senso di frustrazione o addirittura l'impossibilità poi di godere il panorama e di ottenere anche noi la nostra ricompensa con una sosta, proprio perché abbiamo fatto tardi. Dall'altra parte, se andiamo troppo in fretta e chi ci segue ci rallenta, viviamo con frustrazione il fatto di dover rallentare sempre e quindi di conseguenza non goderci appieno anche la fatica del cammino. L'ultimo consiglio per questa puntata è importante scegliere le persone con cui condividiamo questi momenti in cui ci smascheriamo, lo abbiamo detto in un'altra puntata. Ma è importante anche trovare quei luoghi che siano alla nostra portata e non solo alla portata delle nostre gambe, ma anche alla portata della nostra mente.